Noi abbiamo 3 riunioni al giorno, che sono una a mezzogiorno in cui ci riuniamo con tutti i cronisti e poi solo quelli del desk per impostare il giornale, una alle 4 in cui si cominciano a decidere le pagine, tranne quelle di cultura e spettacoli che facciamo già, decidiamo già in tarda mattinata perché sono quelle che si presume avranno meno rischio di cambiare. E poi alle 7 c'è la riunione per la prima pagina in cui si decide cosa mettere in prima pagina e come costruirla la prima pagina, che è una vetrina del giornale. E il mio lavoro consiste sostanzialmente nel verificare tutto quello che succede sul fronte culturale a Milano e diciamo nel territorio dell'edizione milanese, che comprende tutta la Lombardia, la provincia di Novara, andiamo fino al Canton Ticino, in teoria anche una parte di Veneto, ma insomma sostanzialmente il nostro giornale è milanese, perché per ragioni di spazi e di economia di scala ci concentriamo soprattutto su Milano. Quando ci sono grandi eventi si fanno cose anche fuori. Quindi io ricevo 200-300 mail al giorno, grosso modo, perché poi sono una sorta di imbuto a cui tutti quelli che fanno qualcosa si rivolgono, quindi il primo problema è cercare di dare un'occhiata veloce, capire qual è una stupidaggine assoluta, qual è la cosa importante, fare una scaletta, tenere i contatti con i collaboratori che sono circa tra cultura e spettacoli, perché poi abbiamo diciamo una sottosezione di cultura e spettacoli e facciamo il secondo sfoglio della edizione milanese di Repubblica, cioè quello che parte con la controcopertina, che è quella pagina monografica dove c'è scritto società, cultura, spettacoli, e poi comprende 3-4 pagine con il cartellone, che è quello diciamo con le notizie più fresche di spettacoli, di solito una mezza di cultura, le pagine di recensioni. Io seguo in particolare le recensioni della pagina dei libri e dell'arte. Insomma, quindi questa seconda parte del giornale milanese lo facciamo io e una mia collega come coordinamento, con 2 cronisti diciamo fissi in redazione e una ventina di collaboratori, perché per esempio di musica abbiamo chi segue la classica, chi segue il jazz, chi segue il pop, di arte ne abbiamo 3 che seguono chi l'antica, chi la contemporanea, chi il design. Ciascuno di loro naturalmente ha rapporti quasi quotidiani con noi e segnala le cose. Insomma, da tutto questo lavorio nasce poi ogni giorno, nascono ogni giorno quelle pagine, che nascono dall'incontro tra quello che noi o che io vorremmo mettere in pagina e poi gli spazi, perché gli spazi del giornale non sono determinati da chi, dai giornalisti, ma dalla pubblicità. Questo è soltanto un accenno, la pubblicità governa tutto il mondo dell'informazione. Anche quando non ve lo dico, non approfondisco il discorso, ma se volete poi ne parliamo. Comunque noi al mattino, quando andiamo in riunione, abbiamo dalla pubblicità il cosiddetto timone, che è un foglio di carta dove ci sono tanti quadratini, quante sono le pagine del giornale che dovremo fare il giorno dopo. In ogni quadratino corrispondente a una pagina c'è segnato qual è l'ingombro pubblicitario di quella giornata, quindi noi possiamo lavorare sull'altro pezzo che manca, insomma. E salvo trattare la resa della pubblicità e chiedergli di togliere qualcosa, però a sua volta la pubblicità ti può dare un po' di spazio in più se quell'inserzionista non ha chiesto proprio quel giorno e proprio in quella collocazione, perché poi gli inserzionisti hanno dei rapporti particolari con la pubblicità. C'è chi chiede, c'è chi compra 10 mezze pagine da qui a 6 mesi e non gliene frega niente dove vanno, e c'è chi invece vuole che quel giorno in quella pagina e in quella collocazione, cioè a destra e non a sinistra, vada la pubblicità. Quindi noi alla fine alla riunione del mattino sostanzialmente vediamo il timone quanto spazio ci dà, dall'altra parte i vari capi servizio, tra cui io, le notizie che abbiamo, e poi si cerca di incastrare tutto. E tutto ciò fa sì che quello che il giorno dopo si vede in edicola, che sembra tutto scelto e come dire inevitabilmente così, in realtà è il frutto di 300.000 compromessi e casualità. Cioè, la verità è che i giornali si potrebbero fare ogni giorno in 167 modi diversi. E questo è assolutamente inevitabile, perché dipende dallo spazio che hai, dalla sensibilità di chi fa il giornale, le fotografie, i pezzi, controllare che siano scritti bene, titolare. Quindi sono tante fasi insieme, cioè tante fasi che costruiscono una pagina e devi distribuirla nella giornata per evitare che, appunto, che poi vada in tilt il giornale. Del pomeriggio anche io non ho cartellini e posso fare quello che voglio, nel senso che l'importante è che diciamo noi abbiamo come orario di chiusura le 10:30 la redazione di Milano di Repubblica. Anche qua le cose sono molto cambiate. Quando io ho iniziato al secolo XIX facevo la cronaca e i turni facevo una settimana al mese, i turni di notte, e uscivo alle 1:30-2, perché era un giornale locale e quindi non c'era ancora internet, e quindi l'interesse del giornale locale è inseguire le notizie fino all'ultimo momento possibile. Quindi all'1 facevi ancora il giro
delle fonti di nera, che sono i carabinieri, polizia, ospedali, vigili del fuoco, e chiedevi a ciascuno se era successo qualcosa. Se era successo qualcosa di abbastanza grosso, facevi la cosiddetta ribattuta, cioè buttavi via un pezzo della prima edizione e lo sostituivi con un pezzo fresco. Cosa che si fa ancora nei giornali, ma noi non facciamo in quanto siamo un'edizione locale. Cioè a noi adesso, essendoci internet che ti dà questa possibilità di rinfrescare le notizie, diciamo nell'organizzazione di Repubblica è più conveniente chiudere prima per stampare più copie e mandarle in tutta Italia puntualmente, piuttosto che chiudere dopo, avere una notizia in più o poi aver perso il treno delle 3 del mattino e non arrivare, che ne so, a Lampedusa, per dire. Comunque, diciamo, la mia giornata tipo, io arrivo diciamo 9:30-10 al giornale, esco alle 2, rientro verso le 4, esco verso le 9, questo come orari. Col vantaggio che posso fare abbastanza quello che voglio, per cui se una sera devo uscire prima mi faccio coprire da un collega, o se una mattina vorrei andare a vedere una mostra, vorrei fare delle cose, oppure per esempio stamattina sono qua, ho semplicemente detto domani arrivo nel pomeriggio, ecco, non è che devo fare richieste. Diciamo, non avere obblighi per me è fondamentale. In realtà lavoro tantissimo, ma mi piace da matti l'idea che nessun giorno è uguale a un altro, e che se voglio interrompere la monotonia di una giornata uscendo per 2 ore posso farlo, non devo rendere conto a nessuno, una volta stabilito che il lavoro lo faccio.